È un weekend estremamente importante per tutte le competizioni, quello di Magione, ma per la Sound of Thunder 1000 lo è forse ancora un po' di più, perché c'è un equilibrio e un'incertezza clamorosa soprattutto tra i piloti di testa che proveranno a giocarsi in tutte le maniere le loro chance su un circuito complicato e particolare. A tra poco, è tempo di Sound of Thunder 1000! Christian Gipori, parti dal centro dello schieramento su una pista difficile come Magione. Eh sì, dai, cerchiamo di portarci le volte più possibile. È da 14 anni che non veniamo più, però va bene così, dai. Qual è la caratteristica fondamentale per andare forte su questa pista? Non lo so. accelerare, ecco. Emanuele Robartolo, parti senza nessuno davanti. La posizione migliore per ambire al massimo risultato. Sì, speriamo, fa molto caldo, partiamo con una X dietro perché secondo me la scelta migliore, la Q la vedo un po' limitante, però vediamo, cerchiamo di partire bene, non come a Cremona. Luca Salvadori, penso che questa sia la moto più pazza col quale hai deciso di sfidare la tua passione e i tuoi avversari. Sì, abbiamo iniziato 2 anni fa col V4S di serie, sempre qui nella stessa categoria del MES, la regina del MES, il Sound of Thunder, comunque 1000. Poi siamo passati con la Street Fighter, anche lì abbiamo fatto bene e quest'anno abbiamo proprio sgravato malamente, palesemente, e abbiamo detto quanto un multistrada che si trova molto bene tra le rive dei laghi e nei tornantini, quanto si può trovare bene nei cordoli al posto che nel suo paesaggio naturale, e quindi eccoci qui. E direi che girare in 14 a Magione con un bestione del genere ci ha dato parecchie risposte. E allora vedremo quali risposte dalla gara. In bocca al lupo a Luca Salvadori. Peter Bartolini, seconda fila, ma l'ambizione è quella di tornare sulle tue posizioni consone, quindi il podio. Ci proviamo, dai, sai, adesso Superbike vanno sempre più avanti, a livello elettronico e tutto, anche nel misto fanno paura, però ci andiamo dietro. Grazie. Tutto pronto per l'inizio della gara, con i partiti con Lamagni che non ha un grande spunto, bellissimo invece quello di Robartolo che riesce a scalzare Lamagni, con Bartolini che prova addirittura a mettersi in terza posizione, Velini quarto. Abbiamo una certa discrepanza a livello proprio, una partenza molto bella con Reinaudo, anche anzi in realtà Velini è quinto, quarto Bartolini, terzo Reinaudo. C'è veramente tanta competitività quest'oggi al Magione Circuit, con una partenza straordinaria, straefficace di Emanuele Robartolo, concentrato Lamagni che partiva dalla prima piazza e che ha gli onori del pronostico dalla sua parte perché ha fatto una super pole, mentre Walter Bartolini deve subito provare a difendersi la posizione da Reinaudo, che prova a scavalcarlo proprio sul contro rettilineo, dove prova a sfruttare la scia, e Velini anche, occhio perché Bartolini subisce un doppio agguato che va a buon fine, viene scavalcato sia da Reinaudo che da Velini con Robartolo davanti. E è il circuito probabilmente di Michael Lamagni, che ha fallito il primo appuntamento di quel di Varano, ma che con una grande vittoria a Cremona e deve confermarsi qua potrebbe davvero riaprire totalmente le sorti di un campionato che sono interessantissimo. Robartolo affiancato da una doppia, da due competitor, Reinaudo e Lamagni. Lamagni deve forzare la chiusura dell'uscita dalla curva per provare a far sì che Reinaudo non entri dentro, e ancora Reinaudo fortissimo su Lamagni, ancor più forse di quanto Lamagni non lo sia su Robartolo. E allora forse Lamagni ha capito che deve iniziare a serrare le fila. È una gara estremamente competitiva, è una gara molto veloce e dinamica, 2 giri su 13, ci hanno raccontato i piloti soprattutto prima della gara che non temono una poca performance, un poco grip da parte delle gomme, e si aspettano che riescano a tenere per tutta quanta la gara, tantissimo lo sforzo da parte di tutti quanti loro, anche per Christian Gipponi che si trova a affrontare la fine del contro rettilineo, mentre lì davanti Robartolo riesce per ora a tenere la prima posizione, ma è sotto assedio da parte di Lamagni, da parte di Velini che ha scavalcato Reinaudo, e Bartolini che si è un po' defilato.
anche perché probabilmente non riesce a tenere quel ritmo con Gipponi alle spalle che cerca in qualche maniera non di arrancare ma di mettersi alle spalle di tutti quanti gli altri piloti. Completano tra poco il secondo giro e si entrerà nel 3 su 13 con una gara che è ancora tutta da scrivere, che ha tantissimo da dare. Eccoli qui, arrivano praticamente, eccolo qui, la Magni passa allo Bartolo e occhio perché anche Velini mi sembra che prova a fare lo stesso esternamente, non ci riesce. Allora la Magni, adesso proviamo a vedere se cerca di scappare, sotto assedio totale lo Bartolo, scavalcato da Velini. Adesso c'è anche Renaudo alle spalle che cerca di insidiarlo in un amen. Lo Bartolo ha perso due posizioni dalla prima, si trova terzo la Magni Velini e adesso Renaudo anche, incubo totale per lo Bartolo che si trova quasi costretto ad andare piano. In momenti viene tamponato da Bartolini perché i due lì davanti ne avevano di più e l'avevano fatto capire sin da subito, e anche questo nella riprova, questa immagine da parte di lo Bartolo che davanti vede sfrecciare i tre piloti che provano a scappare, con la Magni che cerca in maniera dinoccolata, beh no, che dinoccolata, in maniera estremamente allusiva di provare a scappare. A questo punto diventa una sfida, un uno contro uno tra lo Bartolo e Bartolini per la quarta posizione, due dei grandi protagonisti dello scorso anno e dell'inizio di questa annata, mentre la Magni sta cercando da subito di forzare e ha preso un secondo da Velini e successivamente chiaramente in competizione da Renaudo che sta cercando di inseguire lo Bartolo, Bartolini, e dietro abbiamo Cristini. Purtroppo chi non è della gara è super Lorenzo Vock, che ha avuto un problema alla moto, meglio è caduto nella prima qualifica e non è riuscito a metterla a posto e chiaramente perde punti fondamentali per la classifica di competizione. Lorenzo Vock regalandoli fondamentalmente a Cristini e consegnando forse parte di quella che è la classifica di competizione proprio a Giampaolo Cristini, che sta però onorando al meglio l'appuntamento e si trova in sesta posizione, tranquillo, bello e beato, con Palladino che cerca di inseguire, con Bartolini che come vediamo riesce a tenere alle spalle in maniera anche abbastanza pervicace il buon Cristini, ma non riesce ad avvicinarsi a Emanuele Lo Bartolo che sta facendo un altro ritmo. Gipponi scavalcato, intanto Gipponi scavalcato proprio alla fine del controrettilineo, e a questo punto Gipponi che viene scavalcato da Max Palladino, che lo sappiamo sempre non ha dei grandi inizi, ma poi riesce sempre con degli acuti importanti a riprendersi. Da metà gara in poi la Magni ha messo due secondi tra sé e Velini. Ottimo lo spunto di Lamagni, che a un certo punto, quando si è sentito insidiato da Velini e quando ha capito che lo Bartolo forse, a questo punto ne abbiamo la certezza, stava un pochino facendo da tappo, ha preso, ha detto ragazzi io mi devo salutare, non posso stare qui a controllarvi, a guardarvi, ho altro da fare, ho altri appuntamenti per questo weekend, devo cercare di prendermi i 25 punti con i due punti aggiuntivi della pole, con i due punti aggiuntivi del giro più veloce, e cercare di avvicinarmi quanto più possibile alla vetta e perché no iniziare a pensare di scavalcare qualcuno lì davanti. Cristian Gipponi sta cercando di fare la sua gara in maniera molto attenta e diligente, e lo sta effettivamente facendo. Quando tra poco siamo nemmeno, possiamo dire a metà gara, perché a metà gara è 6 giri e mezzo, qui siamo a 5 giri e mezzo e le posizioni si stanno cristallizzando, si sono effettivamente andate a dipanare e non abbiamo chissà quale grande certezza per quanto riguarda sicuramente la seconda posizione con Renaudo e Velini che se la contenderanno, però la Magni sembra davvero avere un altro ritmo. E occhio perché Velini stesso ha messo alle spalle Renaudo, che a questo punto magari si sta facendo anche un paio di calcoli, perché Renaudo dice sì Velini, sì la seconda posizione, ma chi me lo fa fare di forzare nel, e poi magari cado e pregiudico tutto il campionato, la classifica, perché Velini fondamentalmente è una wild card per quanto riguarda il trofeo motoestate partecipando alla Coppa Umbria. Allora probabilmente inizia anche un po' a farsi qualche calcolo Renaudo, che ha perso decisamente, e lo vediamo anche in questo giro, 9 decimi l'ultimo intertempo, clamoroso, abissale il ritardo da parte di Lorenzo Renaudo su Velini, che si trova sempre in seconda posizione, e un Michael Lamagni che sta tirando una carretta in maniera incredibile. Ora sì che siamo a metà gara, possiamo iniziare a fare anche qualche calcolo a livello climatico. Effettivamente la temperatura è decisamente, drasticamente cambiata, sono migliorate le condizioni climatiche. A questo punto resta da capire quale sarà un po' la scelta che fanno alcuni piloti. Mi riferisco in particolar modo a quando siamo a 7 su 13, quindi siamo già più di metà gara. Anche lo stesso Velini non ha bisogno di forzare, però chiaramente vorrebbe vincere, se non altro anche per dare un segnale che vuole dare
Michael Lamagni, che abbiamo visto carichissimo durante tutto il weekend, effettivamente l'ha confermato, una poleman, un poleman stratosferico. Da questo punto di vista sta davvero tenendo alle spalle Velini, che è l'insidia più importante per quanto riguarda la sua gara. Lo ribadiamo e ripetiamo, per quanto riguarda il MES, Velini sarebbe una wild card. E adesso qua è inquadrato Emanuele Lobartolo, che sta tenendo alle spalle Bartolini anche senza non particolare fatica. Chissà che non si stiano un po' entrambi accontentando, anche perché Lobartolo ha avuto un grandissimo spunto all'inizio, però poi effettivamente ha fatto fatica a tenere l'attacco di Lamagna. Intanto Gipponi inquadrato con Bocelli, ha fatto fatica a tenere alle spalle Lamagna. Una volta che Lamagna l'ha passato Velini, l'ha passato Reinaudo, poi lì ha detto: sai che c'è, mi pianto qui in quarta posizione, non ne voglio più sapere da parte di nessuno. Gipponi deve difendere la posizione da Bocelli, che sta cercando di forzare in maniera importante il terreno e sta cercando in qualche maniera di scavalcarlo, forse in tutte le maniere ci sta provando, ma non ci riesce per ora. Gipponi chiude la porta al mittente a Massimiliano Bocelli, uno dei interpreti più importanti, più saggi di Trofemo Testate, è qui da tantissimo tempo, apprezzatissimo anche nel paddock. Davanti Lamagni, altro giro stratosferico di Lamagni. Bartolini non ha mollato, da quando si è messo alle spalle Lobartolo non ha mollato. A questo punto bisogna capire se ha la forza per provare a passarlo. Mamma mia ragazzi, che derapata di Bartolini per entrare in curva fortissimo e farsi vedere, se non altro dal suo, in questo caso, principale contendente, che è appunto Emanuele Lobartolo. 8 su 13, quasi 8 e mezzo su 13, mancano 4 giri e mezzo. Gipponi difende in maniera importante la posizione e non lo vuole lasciare, da questo punto di vista, passare Bartolini. E lì davanti mi sembra che Lobartolo strappi qualche decimo in alcuni tratti di circuito, poi è più veloce Bartolini, gli si riavvicina, eccolo qua. Bisogna capire se questo tiro e molla, se lo tirano fino alla fine della gara, è una bella gara. Altrimenti mi sembra che sia particolarmente delineata, e mai come quest'oggi è delineata in maniera favorevole per Michael Lamagni, che dovesse finire così scavalcherebbe la compagnia, andrebbe davanti a tutti. Ma le moto, lo sappiamo, non sono scienza esatta, ma in realtà non è nessuno sport scienza esatta, e allora bisogna aspettare poi la bandiera a scacchi. Mai parlare, mai dire ad un pilota che ha vinto una gara, anche se ha un distacco di un tot di secondi, perché ti sbrana vivo. Effettivamente c'è quella parvenza di ragione per quanto concerne questi ragazzi, dati i primi doppiati, con Lamagni che ha 2 secondi e mezzo su Velini, e Velini che ha un vantaggio veramente veramente importante. Velini ha un vantaggio importante su Reinaudo, che penso abbia mollato di schianto la sua posizione, abbia deciso, non arenandosi o cercando di impiccarsi, da questo punto di vista, intanto diversi piloti doppiati, inquadrati, con la sfida Gipponi-Bocelli che può diventare veramente interessante da questo punto di vista fino alla fine della gara. E come vi stavo dicendo in precedenza e ribadivo in precedenza, potrebbero accontentarsi un po' tutti. Mi sembra che anche Bartolini abbia mollato un po' sullo Bartolo a 8 decimi, a meno che non ci sia stato un errore, ma Lobartolo sta effettivamente adesso andando più forte di Bartolini, gli ha mangiato 8 decimi nell'ultimo giro. Penso un errore però da parte di Bartolini, perché prima erano molto più attaccati, però questi errori poi li paghi, soprattutto in un circuito così veloce, così dinamico, e dove ci sono pochi punti dove scavalcare. Un'inquadratura da parte di Lorenzo Reinaudo, che finendo così la gara potrebbe trovarsi in seconda posizione in classifica generale, con alle spalle Michael Lamagni che sta matando letteralmente e sbriciolando qualsiasi record qua sulla pista. Mamma, Bartolo qua su Bartolini a 1 secondo e mezzo, altri 7 decimi. Allora io temo che non ne abbia più Bartolini per provare a stare attaccato allo Bartolo. C'è rimasto fino a quando c'è riuscito, ma adesso ha mollato di schianto. E Lamagni sta effettuando una serie di curve in maniera stratosferica con le sue persone che lo stanno spingendo fortissimo. E chi sta spingendo fortissimo è Max Palladino, che ha praticamente raggiunto Giampaolo Cristini. Potrebbe essere un'altra sfida, l'abbiamo visto un paio prima, abbiamo visto Bocelli che è fortissimo alle spalle di Gipponi, ma qua Palladino sta insidiando in maniera importante Giampaolo Cristini, mentre da chi ci si aspettava forse più sfida, che erano Lobartolo e Bartolini. Bartolini totalmente annebbiato, ha perso altri 5 decimi nel primo intertempo, e se li assommiamo agli altri due nel secondo intertempo sta accusando un altro gap importante. Adesso è un gap veramente importante, un po' simile forse quello tra Lobartolo e... sì, è simile Lobartolo-Bartolini tra Lamagni e Velini. Velini è molto più distaccato da Reinaudo, che ha mollato di schianto e si sta accontentando di una posizione che lo farebbe comunque felice. Rapidamente, facendo e provando a fare anche un paio di calcoli,
andrebbe via in maniera abbastanza importante. Il buon Lamagna andrebbe in testa. Tanto Gipponi inquadrato in una fase di stanca con Boccelli che lo ha scavalcato, e adesso è Gipponi che deve andare a riprendere Boccelli. È stato scavalcato Cristian Gipponi e fondamentalmente, facendo un po' di calcoli, è andato via sicuramente il buon Lamagni, che si prende la prima posizione. Intanto anche un Luca Salvadori stoico che sta provando col suo piccolo grande triciclo a restare al passo degli altri del tratto misto. È meraviglioso poterlo vedere, poterlo assolutamente degustare. Chiaramente è sul rettilineo dove fa una fatica bestia il super sempre grande Luca Salvadori. Bartolini intanto inquadrato, non ha nessuno alle spalle, ma non riesce più ad avvicinarsi a Bartolo e si accontenta della quinta. Lamagni ha condotto una gara strepitosa, ha l'unico neo intanto Cristini Palladino, eccoli qua, l'unico neo della, per adesso, di questa avventura, questo ritorno al MES da parte di Michael Lamagni. È l'inizio di gara 1 in quel di Varano, dove lì ha davvero perso una marea di tempo. Eccolo qua il passaggio da parte di Palladino. Palladino ha passato Cristini anche in maniera agevole, bravissimo Max Palladino, con Cristini che si accontenta probabilmente della sua posizione. L'unico neo di questo ritorno da parte di Lamagni è stata la partenza di Varano, perché non gli ha consentito di riprendersi poi e di andare a prendere comunque una quinta posizione scavalcando una marea di piloti, perché poi è stato perfetto a Cremona e per adesso ha confermato e rasentato una perfezione straordinaria, perfezione che deve avere nell'ultimo giro. Siamo alla strap super Michael Lamagna, alle spalle Velini, Reinaudo, Lobartolo ha mollato di schianto. Bartolini non vede neanche più, non lo vediamo neanche più comparire. C'è un doppiaggio di mezzo tra l'altro da dover compiere, e probabilmente alla fine riuscirà a farlo. Super Walter Bartolini, che in quinta posizione si è cristallizzato, ci ha detto quest'anno si fa fatica perché ci sono dei competitor che sono veramente forti e c'è una qualità altissima in Sound of Thunder 1000, ed effettivamente ha ragione, perché se le danno di santa ragione, ma c'è davvero tanta competitività, tanti bei piloti. Bandiera A, lui intanto che sventola, vediamo Lobartolo che ha ultimato il suo doppiato, sta facendo il suo doppiaggio, sta facendo anche qui Walter Bartolini, mentre passano gli ultimi piloti che stanno per compiere l'ultimo giro, tagliando il traguardo prima di Michael Lamagni. Lo andranno a fare tutto quanto, lo stanno onorando, hanno onorato in maniera perfetta, in maniera importante, in maniera super stracomplicata. Un grande weekend Michael Lamagni, che lo riconsegna ai vertici della Sound of Thunder per quanto riguarda la competitività di questo circuito, per quanto riguarda la competitività di questa moto, per quanto riguarda la competitività della Sound of Thunder. Vince Michael Lamagni, secondo Velini, ottima prestazione per lui. Terzo Reinaudo, che in classifica di competizione è secondo perché Velini è una wild card. Quarto Lobartolo, quinto Bartolini, esulta Lamagni, è una vittoria pesantissima per lui perché lo proietta in prima posizione in competizione. Primo Lamagni, secondo Velini, terzo un super Reinaudo.